sarà lui. Vai, fatta. Oh, finalmente sei arrivato, eh. Allora, com'è andato il viaggio? Oh, bella, sì, soliti ritardi. Te che dici, invece? Mamma mia, quant'è che non ci vedevo. Dammi la valigia, anzi, va, così. No, non ti preoccupare. Ma dai, su. Ecco, stati là. Oh, potato, just ain't right, like green tomato. Oh, ciao, è bello, che c'è? Vedi questa giacca? Sei grasso, ma sei obeso, ma che schifo hai fatto? Ma sei dimagrito, ma mangi ogni tanto, da non essere oggi. Ma se mettermi i quattro, porca miseria, che dici, bello? Come stai? Insomma, no, non fa sto accento che si deve. Sto scherzando, di madre. Oh, sono trasferito che avevo 20 anni. Cioè, l'accento le cacciavo di casa subito, le cacciavo subito. Funziona. Ma non so se vi ricordate, papà per lavoro si doveva trasferire 2 anni, poi alla fine ha deciso di rimanerci. Fermo, adesso un purino. Qualcosa da bere? Vediamo un po' che c'è stava. Allora, ci abbiamo una goccia di Coca-Cola, pure una birra. Ma l'hai aperta te? Dai, ieri sera la birra. No, non ce l'ho, io sono uscito ieri. No, non è quella la settimana scorsa, meglio che non te la bevi. Oppure c'abbiamo pure una cipolla, se preferisci. No, preferisco l'acqua, grazie. L'acqua, sicuro? Sì. Vabbè, dai, dai, vai a prendere, va. E vado per l'acqua. Senti, ma insomma, ma che dite delle vostre vite? Ma niente, alla fine siamo più davvero più tanto accesso. Vabbè, scherzo, insomma, comunque studiamo, università, qualche lavoretto, quella. Grazie, carino, simpatico subito. Siamo tanto grossi. Sì, mi rimanzo. Forza rispetto a me. Senti, ma invece te non lavoravi nell'azienda di tuo padre, no? Sì, ci lavoro da circa 5 mesi, mi hanno praticamente schiavizzato, però giusto così. Vabbè, fanno bene, ragazzi. Sì, però non mi parlare di lavoro, dai, sono sceso per stare con gli amici. Piuttosto, che facciamo oggi pomeriggio? Stai, secondo me, ma mezzo programmino ce l'ho io. O se vediamo una birretta ci andiamo al laghetto, oppure ricca passeggiatona. Se no, se vogliamo fare una cosa veramente figa, ste, ricco torneone a FIFA la play. No, ma senti, ma perché non andiamo all'1 euro? Loro è chiuso da 6-7 anni a ste. Cosa? No, vabbè, ma stavi scherzando. Sì, c'era tutto abbandonato. No, sicuramente mi stai prendendo in giro. Sicuramente è la classica vostra stronzata. Cioè, bella stronzata. A parte che sembra il modo di darmi sta notizia. Cioè, io sono sceso qui principalmente per tornare all'1 euro. Boh, sei sceso per l'1 euro da Milano. Certo. Vabbè, a parte questo, poi non è che pensavamo fosse una cosa così importante per te. Certo, importante, ma abbiamo passato i momenti più belli della nostra infanzia. Poi però stai, considerate pure di aprire, quindi mi hai detto. Sei sicuro? Pare di sì, però solo per i bambini sotto i 12 anni, infatti è una cosa incomprensibile. 0-12 anni. Pare. Sì. Ti ricordi poco prima che tu partissi per Milano? Ci fu l'introduzione del biglietto col prezzo unico, stava sui 20-25 euro più o meno, mi sembra. Ecco, quella fu una grandissima cazzata, perché da quel momento in poi la gente cominciò a non andarci più. Giustamente quindi non è che ho 20-25 euro tutti i giorni per andare all'1 euro, farmi la giostra che mi piace, un gelato e andarmene via. Poi iniziano anche gli assisti interni, cioè nel senso, mi tutti i giostrai erano d'accordo per questo biglietto unico e quindi molti facevano anche pagare con le giostre e questo portò inevitabilmente al fallimento. Certo, ma invece Paolo, voi ricordate suo padre che ci voleva entrare nelle giostre ma come no, grande, mezzo no. metro? Sì. Lo sai, ci ha detto che il padre dal 2008 in poi si è dovuto accontentare di quello che c'era. Anche ma alla fine lui come altre 160 famiglie, tutti senza lavoro. Perché mica è facile per fare giostraio dopo metterti dentro al mondo del lavoro. Sì, non posso immaginare. Fine abbiamo fatto. E certo, il giorno prima vendi i biglietti per la casa degli specchi, non è che il giorno dopo di fare la casa degli specchi. Ah, mi ricordavi che trambate. Me va ancora male, vero? No, poi ancora il pozzo. Invece è tagalà. Lo so io perché dentro la casa. Vecchi bocci come al solito. Te pensa alla PlayStation. No, porta rispetto alla play, eh. Comunque, dai, seriamente, sono voi li apriranno. Ma dovrebbe per il 2015, ste. Sai che c'è? Che dal 2009 sarà la quarta, quinta volta che esce questa notizia. Ogni volta. Stento a crederci. Ma poi da quant'è che è aperto? Cioè, dagli anni 50 è stato il primo parco a tema dove veniva non so quanta gente. Tanta marea. Comunque, guarda, ste, leggi di questo articolo di Fare Europa sull'1 euro. Guarda. Ma che cos'è l'1 euro? Sì. No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri. Non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che ai bici state tutti a ballare in girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo?
mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni là con noi, dai. E io, andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. My little rooster and my rooster loves me. I'm gonna cherish that chicken neath the green bay tree. My little rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo, doodle-doo. And I love my little hen and that hen, she loves me. I'm gonna cherish that chicken neath the green bay tree. My little hen goes cluck cluck, little rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo. And I love my little duck, and that duckling loves me. I'm gonna cherish my duck neath the green bay tree. My little duck goes quack quack, my little hen goes cluck cluck, the little rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo.